un ritorno importante della tradizione all'interno delle celebrazioni pasquali, perché partiamo col sabato, gli appuntamenti classici legati soprattutto alle uova di Pasqua, perché l'iniziativa della Prologo sarà proprio l'apertura dell'uovo e quindi un momento solitamente dedicato ai bambini, ma anche con la Compagnia delle Contrade che consegnerà alla nostra RSA Martelli un uovo di Pasqua realizzato artigianalmente da ragazzi dell'Istituto Vasari, quindi un connubio tra le generazioni più giovani dell'Istituto Alberghiero e gli anziani che sono ospiti della struttura e che ogni anno vengono un po' allietati da questa iniziativa proprio della Compagnia delle Contrade. E poi gli appuntamenti della domenica, ovviamente il corteo storico, la messa con lo scoppio del carro e ovviamente lo spettacolo degli sbanderatori, un grande spettacolo che so quest'anno avere anche un numero molto alto di sbanderatori, quindi sarà un'esibizione davvero che ci permetterà di ritrovarsi tutti nel centro della nostra piazza come la tradizione vuole per il giorno di Pasqua, quindi delle celebrazioni che tornano davvero ad essere quelle che tutti ricordiamo e sono un momento di unione della città e per le famiglie, per i bambini, per tutti coloro che sono affezionati a questa manifestazione. Quindi il ringraziamento va a tutti coloro che rendono possibile tutto questo, alla Prologo Marsilio Ficino che ha lavorato moltissimo per far tornare la tradizione in piazza, agli sbanderatori che ogni anno generosamente si mettono a disposizione della manifestazione e alla Compagnia delle Contrade che è andata ad arricchire con altre iniziative questo momento di festa. Quindi davvero un augurio a tutta la cittadinanza e l'invito a essere tutti insieme in piazza domenica mattina. Sì, quest'anno avremo finalmente il ritorno normale, tra virgolette, dell'evento della Pasqua 2023, che ormai a Figline è diventato un classico, con lo scoppio del carro e la presentazione del palio del 50° anniversario del palio di San Rocco, che quest'anno si correrà a settembre, come tutti gli anni, durante le feste del perdono. Per quanto riguarda invece la sua presidenza, è, diciamo, un inizio in grande stile con questa manifestazione? Beh, ci stiamo provando, stiamo mettendo su tutta una serie di iniziative per far partecipare i cittadini di Figline, ma anche di tutto il Val d'Arno. E questo è il primo evento che organizziamo, ma speriamo che tutti i cittadini vogliano partecipare ai prossimi eventi che verranno organizzati nel mese di maggio, giugno, per poi arrivare al perdono a settembre con il grande evento del 50° anniversario del Palio San Rocco. Sì, da sempre l'esibizione di Pasqua è il momento clou per il nostro gruppo, il momento in cui ci sentiamo più vicini al nostro territorio, alla nostra gente, a quelle che sono le radici del nostro gruppo. Quest'anno, come diceva lei, questo momento arriva dopo 15 giorni dalla nostra esibizione di fronte a Papa Francesco, una grande emozione, ma altrettanto grande l'emozione dei nostri ragazzi per l'esibizione alla quale ci sentiamo più attaccati, più vicini. Quest'anno, fra l'altro, il gruppo si presenterà in un'edizione straordinaria. Saremo circa 100 persone in costume, per cui sarà un evento davvero importante, davvero sentito, e anche questo rappresenta scusate, il nostro impegno nei confronti della cittadinanza, della nostra gente e l'identificazione di questi valori di vicinanza, di pace, di solidarietà che questo momento pasquale rappresenta per tutti.